Camera dei Deputati, Luigi Di Maio. Grazie. Io prima di tutto ci tengo a salutare, anche a nome dell'istituzione che rappresento, i relatori che sono intervenuti qui oggi e che ci hanno raccontato un'idea differente di progettazione delle città, di amministrazione delle città e di gestione delle città. Oggi noi qui ragioniamo ancora una volta come forza di governo. Quando si ragiona come forza di governo, e il Movimento 5 Stelle lo ha sempre fatto, non si pensa alle prossime elezioni, si pensa ad un programma, si pensa allo sviluppo di un'idea che magari deve sopravvivere alla stessa forza politica che inizia quel programma, che inizia quel percorso. Da qui oggi Antonella e gli altri consiglieri regionali che sono qui del Movimento 5 Stelle avviano un percorso insieme ad istituzioni, parti sociali, cittadinanza, che magari dovrà sopravvivere anche al Movimento 5 Stelle. Perché vedete, a me piange il cuore quando prima vedevo tutta questa platea applaudire ad un assessore bravissimo di Bilbao che dice: noi abbiamo incentrato tutto sulla trasparenza, perché in realtà dovrebbe essere una cosa normale, per cui noi combattiamo da 10 anni come Movimento 5 Stelle. E non è vero che non c'è nessun comune in questo paese che non applichi in maniera diligente le regole della trasparenza, magari ci sono anche regioni, ci sono enti locali. Il problema è la percezione di questo Stato, è come noi percepiamo le istituzioni di questo paese, e le percepiamo opache, poco trasparenti, anche se c'è qualcuno di buona volontà tra i nostri sindaci o tra i sindaci di altre forze politiche che veramente mettono tutto in rete, rendono tutto pubblico. Quel buon modo di amministrare, quel buon modo di governare viene vanificato da un malcostume politico e dalle abitudini politiche della maggioranza delle istituzioni che ancora ci fanno percepire lo Stato o come un nemico o come un soggetto da cui diffidare. E allora oggi noi parliamo di rigenerazione, di riconversione urbana, di rigenerazione dei territori. Ma per riuscire a far decollare questa cultura, quella che vi hanno spiegato oggi 3 autorevoli esponenti di realtà estere, per riuscire a farla decollare in Italia, dobbiamo prima avviare una rigenerazione etica e politica delle nostre istituzioni, altrimenti non ne usciamo. È inutile che ce la raccontiamo. Io voglio dare un altro contributo. Oggi avete parlato di Taranto, di Brindisi, io vengo dalla provincia di Napoli. A Napoli c'era Little Cider a Bagnoli e nel 1992 ha chiuso definitivamente i battenti. Da allora ad oggi quell'area è ferma, immobile. Voi nel 1995 a Taranto invece avete avuto l'acquisizione da parte della famiglia Riva di tutti gli stabilimenti. Ora, qual è il punto? Che a Bagnoli quelli che hanno perso il lavoro dalla chiusura dell'Little Cider dicono: vabbè, a Taranto è inquinata ma almeno lavorano, e a Taranto dicono: vabbè, qui respiriamo aria di morte, moriamo, ma almeno non abbiamo fatto la fine di Bagnoli che ha chiuso nel 92 e non c'è stato un progetto di rigenerazione di quell'area. Queste sono le uniche 2 alternative che ci hanno sempre posto davanti. Ci hanno sempre messo di fronte al bivio: o morite e lavorate, o disoccupati e non si inquina più. Non è così. Noi ci poniamo nel mezzo di questo bivio e pensiamo alla terza strada. La terza strada passa per un'idea differente del lavoro, della produzione e dei tempi in cui viviamo. Il paesaggio di Taranto è un paesaggio da fine 800, non da 2016. Dobbiamo cominciare a realizzare questo, che siamo nel 2016. Siamo in un altro momento della storia e dobbiamo applicare parametri differenti. Allora, se vogliamo rigenerare la politica, dobbiamo passare per 3 concetti fondamentali. Uno è quello della trasparenza, ne abbiamo parlato prima. Un altro è quello della programmazione, significa: io vengo eletto oggi come sindaco, vengo eletto
come parlamentare di maggioranza o come presidente di regione, ragiono a 15 anni, faccio un programma a 15 anni per sapere la Puglia, l'Italia o Taranto tra 15 anni cosa debba essere, non tra un anno, perché se vuoi ragionare ad un anno, tutte le risorse che hai le puoi solo spendere in inutili bonus elettorali che poi alla fine non ti portano neanche il ritorno elettorale che vuoi. E terzo, uno dei principi che ci serve necessariamente, che è la partecipazione, se ne è parlato tanto qui. Il valore della partecipazione non è soltanto quello di coltivare una moda, perché adesso questa parola torna sempre, no? Partecipazione, partecipazione, partecipazione. È un concetto culturale. Noi paghiamo le tasse per realizzare, per offrire e farci fornire dei servizi, o realizzare dei cambiamenti attraverso gli investimenti, cambiamenti della nostra città, della nostra regione, del nostro paese. Il problema fondamentale è che tra il momento in cui noi paghiamo le tasse e il momento in cui quelle tasse vengono spese, noi non sappiamo niente più. Noi non abbiamo più nessun diritto, dopo aver pagato le tasse, se non quelle di demandare a quello che è stato votato ogni 5 anni la totale delega di farne quello che vuole. Qual è il passaggio intermedio? La partecipazione. Esistono tanti strumenti, la progettazione partecipata, il bilancio partecipato, sono strumenti che alcuni sindaci nostri stanno già mettendo in piedi e che spero si possano mettere in piedi nei prossimi anni anche a Roma e Torino, la capitale, quella che fu la capitale, che oggi sono governate dal Movimento 5 Stelle, da Virginia Raggi e da Chiara Appendino. Ma qual è l'obiettivo culturale che si vuole raggiungere? Non solo quello di coinvolgere i cittadini per carpirne idee innovative, ma anche fare in modo che quelle cose che vengono realizzate, quelle opere che vengono realizzate, quelle trasformazioni che vengono realizzate, i cittadini le sentano proprie. Il problema fondamentale è che noi abbiamo totalmente abdicato alla nostra funzione come cittadini di controllo dei beni pubblici rispetto agli atti vandalici, alle vandalizzazioni. I vandali sono sempre meno di quelli onesti. Il problema è che quelli onesti non riconoscono più quello che hanno intorno come proprio, non lo difendono più. Ma perché non lo difendono più? Non lo difendono più perché non hanno mai avuto voce in capitolo quando quelle cose si stavano realizzando, e ci siamo ritrovati tante volte tante opere di archistar, di soggetti che venivano qui calati dall'alto, dall'estero, venivano questi scienziati a realizzarci una nuvola, a realizzarci, non lo so, una piramide nel bel mezzo delle nostre città, e noi non abbiamo mai capito neanche la funzione di quello che si stava realizzando. Allora, programmazione, partecipazione, trasparenza sono dei valori che possono rigenerare la politica in questo paese. Come si fa ad ispirare le istituzioni a questi valori? Una prima funzione ce l'hanno le forze politiche, che non devono aspettare le leggi per cambiare la qualità delle persone che candidano. Non devono aspettare una legge. Non devono aspettare una legge per limitare la permanenza in politica dei propri esponenti. Non devono aspettare una legge per evitare di affidarsi a noti voltagabbana che vengono eletti in Parlamento e il giorno dopo cambiano casacca e si vendono ad un altro partito. Per questo bastano norme etiche. Per i nostri relatori, che non so se sappiano tutto del Movimento 5 Stelle, è immaginabile che non sappiano tutte le nostre regole. Noi abbiamo delle norme etiche che ci siamo dati. Purtroppo siamo in un momento difficile del nostro paese, ne vorremmo fare anche a meno come forza politica, ma siamo in un momento difficile in cui dobbiamo cambiare necessariamente l'offerta politica con norme stringenti. E quindi da noi, se per esempio sei una persona che ha fatto più di un mandato politico, non puoi candidarti, perché nel Movimento 5 Stelle vale la regola massimo 2 mandati e poi torni alla tua vita, perché una delle cose che ha ammazzato le istituzioni in Italia è il carrierismo sfrenato della politica. Come le regole che riguardano i casellari giudiziari puliti, evitare condanne, le persone condannate non si possono candidare nel Movimento 5 Stelle. Questo magari a qualcuno sembrerà una cosa normale, e in Italia purtroppo più ne hai più fai carriera politica molto spesso. E questo noi dobbiamo necessariamente tutelarlo. Come ci tuteliamo dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi? Abbiamo cercato di tirare fuori i soldi dalla politica, perché troppo finanziamento pubblico,
troppi soldi negli stipendi, hanno corrotto moralmente gli esponenti politici di questo paese e li hanno allontanati dai problemi reali del paese. Basta questo? No, no, non basta, non sto dicendo che con queste tre regolette cambiamo il paese. Servono leggi chiare sul conflitto di interessi per evitare che quando una persona viene eletta poi finisca per fare gli interessi sempre di quelle lobby decotte che già c'erano. E l'Ilva di Taranto è un simbolo di questo. Io non credo che sia una coincidenza che la famiglia Riva, a capo dell'Ilva, ora defunto colui che è stato il massimo esponente della famiglia Riva, nelle ultime elezioni politiche del 2013 abbia finanziato la campagna elettorale sia del PD che di Forza Italia, quindi sia di Bersani, dell'allora Bersani e dell'allora Berlusconi, legalmente, per carità. E non credo sia un caso che in questa legislatura si sono fatti più decreti per l'Ilva di Taranto che decreti per la povertà in Italia o per le imprese. E non sono i decreti che sono intervenuti sullo stato di salute dei cittadini di Taranto o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori dell'Ilva. Sono decreti che si sono sempre premurati, come diceva prima Marco, del problema fondamentale di garantire un'immunità al management di questa azienda. Un'immunità, una serie di norme in deroga al diritto del lavoro, al diritto sindacale, al diritto alla salute, per riuscire a mantenere in vita questa azienda. Non solo, c'è stata una legge di cui nessuno ha parlato, la delega fiscale, una legge importantissima, che riguardava anche le depenalizzazioni di alcuni reati. Ci sono dei reati in Italia che sono stati depenalizzati e tra questi alcuni reati riguardanti l'evasione fiscale. Guarda caso, la depenalizzazione di quei reati trasformati in sanzione pecuniaria ha riguardato la famiglia Riva e due manager dell'Ilva che avevano frodato il fisco secondo l'accusa per 52 milioni di euro e grazie a quella depenalizzazione sono stati prosciolti. Non è una coincidenza. Allora noi ci dobbiamo mettere d'accordo, rigenerare l'offerta politica in Italia, rigenerare le forze politiche significa fare una seria legge sul finanziamento alle forze politiche, perché io voglio mettere un tetto, non posso più permettere che ci siano persone che mettano 100.000 o 200.000 euro da privati nelle forze politiche in Italia, perché diventano gli azionisti di maggioranza. Dobbiamo mettere un tetto alle donazioni private, eliminare il finanziamento pubblico e permettere quindi a chi ci crede di partecipare. Noi lo facciamo, noi raccogliamo per gli eventi che facciamo 500.000, 600.000 euro, come per l'evento di Palermo che si terrà la settimana prossima, lo facciamo con il contributo di chi ci crede e donazioni in media di 40 e 50 euro. Allora noi di fronte a questo grande progetto di rigenerazione abbiamo l'occasione di dimostrare che esiste una terza strada tra la morte di quell'azienda e la disoccupazione e la possibilità di l'eventualità, ormai non più eventualità, di morire avvelenati per continuare a lavorare. Ora io so che la maggioranza del panorama politico regionale e anche addirittura nazionale ha criticato questo percorso, definendolo un percorso irrealizzabile, definendolo un percorso apocalittico che porterebbe migliaia di disoccupati in questa regione. Adesso lo criticheranno, è tutto previsto, va sempre così, lo criticheranno con grande forza, lo derideranno e poi lo copieranno, così come è stato fatto con il famoso reddito di cittadinanza. A me brillavano gli occhi quando l'assessore di Bilbao prima raccontava che nel suo comune ci sono decine di migliaia di famiglie che ricevono un sostegno al reddito, che è lo strumento che noi cerchiamo di spingere il più possibile da anni e che riguarda la rigenerazione urbana, perché l'assenza di un reddito di cittadinanza in Italia fa sì che gli operai dell'Ilva di Taranto non vedano altro scampo se non morire lì dentro lavorando. Se invece
invece creiamo un'alternativa, un cuscinetto che consenta a chi esce da quel mondo di rientrare in un altro mondo, riqualificandosi lavorativamente ma continuando ad avere un reddito per la propria famiglia, perché magari a 50 anni ha enormi problemi a trovare un altro lavoro. Se creiamo uno Stato amico che è capace di rimettere al centro delle politiche pubbliche la persona, noi potremo riconvertire le aree industriali, i territori, le aree inquinate, le vecchie aree residenziali. Abbiamo 2 milioni di appartamenti sfitti o invenduti in Italia. Abbiamo bisogno anche di fare un check di quanto abbiamo costruito, di quanto abbiamo cementificato, se dobbiamo eliminare qualcosa, se dobbiamo ristrutturare altro. Però io non sono sfiduciato, perché l'Italia, nonostante tutto, ha messo insieme in questi anni tantissimi progetti di eccellenza in questi settori, solo che non lo ha fatto lo Stato, lo ha fatto il cittadino con la propria iniziativa privata, imprenditoriale. Abbiamo eccellenze nel mondo dell'agricoltura, nel mondo dell'edilizia, abbiamo eccellenze nel mondo delle aziende che si occupano di bonifica, tutti quei valori che oggi devono ritornare al centro dell'azione pubblica: ambiente, diritto del lavoro, persona. Questi diritti possiamo connetterli a realtà già esistenti in Italia, piccole start-up innovative, grandi aziende che sono eccellenze in tutto il mondo e che in Italia non lavorano. Però c'è bisogno di una politica credibile che abbia la capacità di metterli in rete e di assicurargli che se il percorso è in 7 anni si va da A a B, in 7 anni si va da A a B, e così arriveranno gli investimenti esteri, arriveranno gli investimenti italiani. E contribuiremo ad una rigenerazione non solo dell'area di Taranto, ma di tante altre aree italiane. Quello che si sta mettendo su con questo laboratorio qui oggi, che parte con l'idea di Antonella Laricchia e di tutti gli altri consiglieri, i nostri consiglieri regionali, è un progetto per tutto il paese. È una politica credibile che prende per mano gli attori privati e pubblici che possono partecipare alla rigenerazione di quel territorio e dice: venite con me, io voglio andare in questa direzione, questo è il mio progetto, e la smettiamo di tenere un piede e due scarpe dicendo dobbiamo lavorare e dobbiamo tutelare il diritto alla salute in uno stabilimento di fine 800. Questa è una presa in giro. Io prima vi parlavo di Bagnoli, perché io non spero mai, mai che Taranto arrivi allo stato di Bagnoli. Noi dobbiamo arrivare un attimo prima, dobbiamo essere quelli che prevedono il momento in cui questo stabilimento, che è insostenibile, chiuderà i battenti. Devono prevedere, noi siamo quelli che devono prevedere prima quando chiuderà, quando sarà insostenibile, e avviare la exit strategy in modo tale che chi lavora lì dentro non debba perdere il lavoro e poi debba trovarne un altro, ma debba partecipare al processo di cambiamento lavorale. E per fare questo, guardate, non basta soltanto essere onesti, non basta soltanto avere le mani libere, servono competenze, intelligenze e coraggio. Perché, voglio dirlo, noi qui abbiamo avuto rappresentanti di progetti di rigenerazione che immagino abbiano coinvolto tantissime persone, tantissime intelligenze, tantissime eccellenze e tanti cittadini che hanno dato il contributo partecipando. Però alla base c'è il coraggio di aver creduto in un progetto al di là delle elezioni, immagino, perché i progetti di rigenerazione non sono stati creati nel giro di 3 o 4 anni, sono progetti di riconversione che hanno attraversato, immagino, vari mandati politici, magari mandati politici in cui una volta è stata eletta una parte, una volta è stata eletta un'altra parte, ma c'erano cittadini, comunità di persone, di esperti che sorvegliavano che il progetto andasse avanti, e c'era una politica, immagino, più credibile della nostra, che non cambi idea sulla legge elettorale in 6 mesi soltanto perché c'è il pericolo che il Movimento 5 Stelle vinca le prossime elezioni politiche. Pensateci, noi siamo nel paradosso, c'è una legge elettorale che non abbiamo mai utilizzato e che già vogliono cambiare. L'hanno fatta 6 mesi fa e adesso la vogliono cambiare perché lo scenario politico è cambiato. Ed è così che si è amministrato troppo spesso la cosa pubblica. La si è amministrata in questo modo, cambiando idea continuamente e spostando poste di bilancio da una parte all'altra
semplicemente perché le condizioni elettorali al contorno cambiavano. E non ne voglio fare una colpa di una forza politica o di un'altra, io non voglio fare questo, io voglio soltanto dire che nessuno ne è immune, e la partecipazione dei cittadini, la partecipazione delle intelligenze, stimolare il dibattito pubblico su questi progetti serve a far sì che si mantenga sempre la rotta su questi progetti, al di là delle condizioni a contorno che possono sempre cambiare. Su Taranto ci giochiamo una bella sfida, quella che noi vogliamo portare avanti qui oggi, e ce la giochiamo provando a mettere in rete tutti, provando non a mettere d'accordo, ma a mettere in rete tutti. Noi non dobbiamo essere tutti d'accordo, dobbiamo avere un progetto comune. I progetti sono variegati, dobbiamo realizzare dei progetti che non hanno una sola caratteristica, ne hanno differenti, e anche se mutano, l'importante è che si muovano in quell'argine. E allora dobbiamo coinvolgere tutte le parti di questa regione, le parti di quel comune e del paese, e farlo con un piano credibile. Per questo oggi io credo che dobbiamo lanciare un appello a tutti coloro che vogliono partecipare a questo percorso, anche se non sono del Movimento 5 Stelle, anche se fanno parte di altre forze politiche. L'importante è venire qui con buona volontà, mettere a disposizione le competenze e avere il coraggio di andare fino in fondo quando tutti ti attaccheranno. Perché io credo che noi non siamo immuni da errori, e quando li facciamo ci si scusa e si va avanti, ma dobbiamo tenere presente una cosa: dobbiamo avere il coraggio di continuare per la strada che abbiamo intrapreso, perché quando iniziano gli attacchi mediatici, gli attacchi politici, qualche volta cominciamo anche a perdere fiducia in noi stessi, allora cominciamo magari ad andare l'uno contro l'altro, invece di mantenere la barra dritta e superare la tempesta, perché abbiamo un programma elettorale da realizzare ed è sui punti del programma che i cittadini ci devono giudicare, non sul primo servizio del TG1, del TG2, del TG3. Quindi io penso una cosa, ringrazio anche chi rappresenta Ambasciate Estere che è qui, ringrazio chi oggi è venuto qui semplicemente in qualità di osservatore o di uditore. Credo una cosa, che sempre di più noi dobbiamo raccontare con progetti e proposte che cos'è questa realtà che noi chiamiamo Movimento 5 Stelle. Non dobbiamo farlo soltanto giustamente denunciando quello che gli altri fanno male o le scorrettezze degli altri, dobbiamo raccontare anche qual è la nostra idea di paese sempre di più, dobbiamo raccontarla con progetti concreti e dobbiamo avere la pazienza di ascoltare, perché io oggi ho imparato tantissime cose ascoltando i tre relatori che sono intervenuti e i nostri consiglieri regionali che sono intervenuti, e non dobbiamo mai dare per scontato che quello che vogliamo noi e quello che sappiamo noi sia già quello che serve, dobbiamo evolverlo sempre di più, aprendoci a tutte le realtà di questo paese, ma anche alla comunità internazionale, perché se poi creiamo i presupposti nelle nostre istituzioni, basterà anche un po' copiare, perché negli altri paesi è stato fatto già tanto, e basterà analizzare situazioni simili e importare le buone pratiche. Dobbiamo avere dei presupposti per agire in tal senso, e quindi dobbiamo fare delle leggi in questo paese che ci servono, come quella sul conflitto di interessi, sulla corruzione, e dobbiamo pretendere dalle forze politiche che selezionino i loro eletti, i loro candidati, con principi sempre più stringenti, perché in questo momento serve. La riforma costituzionale, concludo, la riforma su cui noi saremo chiamati, non so quando, a votare per il referendum, quando ce lo faranno sapere, era una grande occasione per poter rigenerare con etica e valori la politica italiana. Perché tu, quando metti mano alla seconda parte della Costituzione, hai sicuramente l'occasione di poter cambiare i criteri di elezione e di formazione del nostro assetto istituzionale, ispirandoli sempre di più ai valori che sono contenuti nella prima parte della Costituzione. Così non è, così non è. Questa non è una riforma che si pone l'obiettivo di eliminare i vizi, i privilegi e gli atteggiamenti
antietici della politica degli ultimi 30 anni, che sono consentiti anche da regole contenute nella seconda parte della Costituzione, che furono inventate per principi nobili ma di cui si è abusato in tutti questi anni. Pensiamo all'immunità parlamentare, all'assenza di vincolo di mandato, a tutto quello che riguarda gli enti pubblici e tutti gli enti inutili che hanno potuto creare grazie all'articolo 117 della Costituzione, che dava libertà ai sindaci e ai presidenti di regione di creare i carrozzoni politici. Pensiamo a questo, pensiamo all'opportunità che avevamo di poter abolire l'immunità parlamentare o limitare l'assenza di vincolo di mandato, che significa limitare un po' quelli che cambiano casacca ogni volta che vanno in Parlamento e ci tradiscono ogni volta che li andiamo a votare. Pensiamo alla possibilità che avevamo di mettere un punto sulle società partecipate, sugli enti inutili come le città metropolitane, come le province, che eliminano le province dalla Costituzione ma lasciano la legge che aveva trasformato le province in aree vaste, e quindi sostanzialmente le province diventano le aree vaste. Ed è anche per questo che dobbiamo purtroppo votare no, perché per me è una riforma costituzionale che istituisce un Senato in cui entrano consiglieri regionali e sindaci che si prendono il titolo di senatori, si prendono l'immunità parlamentare, si prendono un rimborso spese e da allora ricatteranno la Camera legittimamente eletta dal popolo su riforma della Costituzione, leggi di delegazione europea, leggi di autorizzazione dei trattati, le cose più importanti che abbiamo. Per me è una riforma conservativa dei privilegi della vecchia politica, perché d'ora in poi, anche se dovessimo vincere le prossime elezioni politiche, non avremo la possibilità di modificare le leggi europee, non avremo la possibilità di eliminare qualche privilegio della politica che è in Costituzione, non avremo la possibilità di eliminare una serie di cose in questo Paese, di dinamiche politiche istituzionali in questo Paese, che purtroppo passano per il nuovo Senato. Cioè, io, forza politica di maggioranza eletta dal popolo alla Camera, devo andare a chiedere il permesso ad un Senato non votato da nessuno, nominato dai partiti, con la classe politica al suo interno, che viene da queste regioni che hanno sperperato soldi per anni, che hanno massacrato la nostra sanità e il nostro welfare. Dovrei andare a chiedere il permesso a loro di attuare un programma politico che i cittadini italiani mi hanno legittimato a fare votandomi. È una follia. Quindi noi dobbiamo votare no, perché per il no passa il cambiamento di questo Paese. Grazie davvero, io vorrei che facessimo un applauso ai relatori stranieri che oggi sono intervenuti qui, e poi ringraziamo per quello che ci hanno raccontato. Grazie.